Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, oggi parliamo di forcelloni ammortizzati per i monopattini elettrici. Andiamo ad aprire il pacchetto e come vedi è un poco ovviamente proveniente dalla Cina. Il prodotto, ragazzi, lo trovate su AliExpress, un unico venditore che lo produce e che lo vende. Allora, io mi sono imbattuto in questo prodotto così per sbaglio, perché dato che navigo tantissimo, mi piace appunto procacciare nuovi prodotti, nuove soluzioni, e mi sono trovato un giorno davanti a questo forcellone. È un forcellone che si adatta agli Xiaomi M365, il Pro, il Pro 2, comunque tutti quelli che hanno quelle dimensioni e che, cosa molto importante, devono montare una gomma da massimo 8.5, non le 10 pollici ovviamente. Ragazzi, vedendolo dall'inserzione mi era, diciamo, avevo una sorta di curiosità. Perché? Perché c'è un altro brand che sta lavorando tantissimo per questi monopattini elettrici, della Monorim. Monorim fa ammortizzatori, fa kit completi ora anche di motori. Più avanti poi nei prossimi video ne vedremo qualcuno e faremo un po' un'idea sugli accessori per andare a modificare, potenziare, rendere migliore il monopattino elettrico. Comunque, ritorniamo a questo ammortizzatore. Non ha un brand, perché il venditore che lo vende è P-Mouse, che comunque lui stesso fa produrre e vende, commercializza questo forcellone. Ragazzi, la cosa che mi ha incuriosito prendendolo in mano è la sua composizione. Intanto ha due molle carine, carine davvero, cioè queste sono, diciamo, il modello più sportivo delle normali molle che si montano nei monopattini elettrici. Per esempio, sul mio M4 Pro ho due ammortizzatori simili, ma non sono questi che hanno la molla bella visibile, tutti cromati. I miei sono un po' più scarni, più scarsotti, e io volevo piazzarne due di questi, per dire che questi sono un qualcosa in più di quelli low cost commerciali. Comunque, ragazzi, guardate attentamente queste immagini. Come vedete, le parti in plastica sono studiate, progettate e stampate con la stampante 3D. E sì, hai capito bene, un forcellone stampato in 3D, ragazzi. È composto da parti preassemblate, alcune, come già hai visto, le ho assemblate io, e poi ci sono queste parti un po' più piccole. Queste sono le rifiniture per andare a nascondere le viti. Ragazzi, è un prodotto, diciamo, tra parentesi, artigianale, però molto, ma molto carino. I feedback parlano positivamente. C'è chi si lamenta delle stampe dei pezzi in plastica. Comunque, a mio avviso, per quanto costa, non è un prodotto da scartare, anche perché il suo lavoro lo fa egregiamente. Tantissimi lo stanno utilizzando e lo stanno montando. Per quanto riguarda l'assemblaggio, è semplice: ci sono due parti che vanno messe uno sull'altro, poi va messa la ruota nelle ganasce, le due spacche che vedi nel metallo. Comunque, ragazzi, ovviamente non è totalmente stampata in 3D. La stampa 3D è servita solo per fare le rifiniture, che poi, se vai giù in descrizione, trovi il link, e lì ti lascio il link diretto all'inserzione ufficiale. Troverai il modello full white, troverai il modello rosso e nero, e troverai anche il modello full black, cioè tutto nero. A mio avviso, io ho scelto questo bianco, questo rosso, scusate, e nero, perché è il più bello. Ci sta benissimo questo mix di colori, invece tutto un colore non mi piaceva in granché. Per quanto riguarda i modelli, sul sito in questo momento ce n'è un modello secondario, che è un modello più aggiornato. Questo che ho io è il modello vecchio. Quello che vi arriverà a casa, se eventualmente acquistate, è il modello nuovo,
che ha una copertura su tutto il lato superiore, è migliorato anche come distanza dalla ruota al supporto, perché tanti si spaventano e dicono è molto pericoloso perché se tu sei pesante ammortizzando ti può strofinare la ruota, dice nel metallo. Questo forse con i primi modelli, che erano quelli di qualche annetto fa, poteva succedere, ma oggi hanno migliorato tutto, hanno anche migliorato la forza, la resistenza dei molloni, cioè degli ammortizzatori, che appunto non permettono che la ruota, mentre cammini, vada a sbattere nel supporto di alluminio, di ferro, ecco, perché poi non è alluminio, ma è proprio metallo, acciaio. Niente ragazzi, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, like, iscriviti al canale, seguimi e vai sul canale Telegram, troverai tutte le offerte, tutti i giorni nuovi prodotti. E sotto ti ricordo in descrizione il link se vuoi andare a vedere questa forcella. C'è in questo momento uno sconto di circa il 30%, perciò ovviamente ti converrà andarlo a vedere. Ciao e al prossimo video.